Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati, benvenuti sul canale su Filippo Tramontana TV. Allora, io vi ho parlato spesso di Zielinski, vi ho parlato spesso del mercato dell'Inter, vi ho parlato ultimamente anche di Buchanan. Abbiamo visto il video stamattina, parlavamo di quello, anche perché ormai ragazzi, diciamoci la verità, è ovvio che dobbiamo pensare alla partita Genoa-Inter, sono 3 punti. Non abbiamo recuperato Lautaro, che ci sarà dal 2024, così come Di Marco, quindi bisogna capire se recupereremo Dumfries, e sono argomenti che da domani cominceremo a ritrattare, ovviamente, perché cercheremo di capire a 2 giorni dalla partita se ci potrà essere, per esempio, il recupero dell'olandese, che è sicuramente molto importante. Cercheremo anche di capire che tipo di formazione vorrà schierare Simone Inzaghi per l'ultima partita dell'anno solare 2023. Non sarà facile, il Genoa è una squadra ostica, soprattutto in casa sua, quindi da domani cercheremo di aprire il capitolo Genoa-Inter e cercheremo di capire come ci stiamo avvicinando alla partita una volta finite le feste, una volta finite le festività, i pranzi, le cene, tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Cerchiamo di capire a che punto siamo, perché, ripeto, è una partita molto importante. Come tutte quelle del campionato, che ci dovranno portare a essere sempre più vicini all'obiettivo che è dichiaratamente il 20º scudetto. La Juve è sempre lì attaccata, quindi non si può perdere terreno. Allora, però per ora sarà obbligatorio parlare anche del mercato e sarà un gennaio che ci accompagnerà abbastanza deciso sui binari del calciomercato, perché comunque l'Inter ha giocatori in scadenza, ha giocatori che devono rinnovare, che stanno rinnovando, altri che non rinnoveranno, tipo Cuadrado piuttosto che Sanchez, e quindi bisognerà capire anche come l'Inter si muove, sia o si muoverà sia per l'immediato, cioè per gennaio, il mercato di gennaio, quei giocatori che arriveranno il mese di gennaio, sia per il futuro, quindi per giugno, che se ci sarà qualche uscita, se ci sarà qualche entrata. Abbiamo già detto, ragazzi, lo sapete, Zielinski è praticamente un giocatore dell'Inter, si parla molto di Jalo, però su questo argomento qua bisogna stare anche un pochino attenti, perché l'esplosione di Bissek potrebbe provare a cambiare qualche carta in tavola. Sulla difesa è vero che siamo molto coperti con l'esplosione di Bissek, però bisogna anche mettere in conto che abbiamo giocatori che hanno anche una certa età, che stanno performando a livelli incredibili, però su cui bisogna cominciare anche a fare dei ragionamenti per il futuro remoto. Quindi, se ti porti in casa un giovane, può essere utile perché fa il ricambio generazionale. Non dico nell'immediato, non dico per la stagione 2024-2025, però per la stagione dopo comincia già a essere un investimento tipo quello di Giallo, giovane, che può essere interessante. Quindi andiamo su Buchanan, ragazzi. Abbiamo parlato delle caratteristiche tecniche del giocatore questa mattina. Vi ho detto che Buchanan era a un passo dall'Inter, che ormai c'eravamo, le cifre le abbiamo un po' sfruculiate, non tanto quelle del rendimento del giocatore, poi parlo dei vostri commenti perché li ho letti. Ma tanto sulle cifre economiche dell'affare, l'Inter vuole un prestito con obbligo di riscatto, il Bruges vuole comunque un indennizzo immediato che probabilmente arriverà. Come vi ho detto, si chiuderà sui 10 milioni di euro di bon più bonus. Quindi questo è il discorso Buchanan. Oggi ci siamo, stamattina abbiamo fatto il video, abbiamo parlato dell'acquisto quasi certo del canadese. Adesso ormai è certo, la trattativa non è nel vivo, è ormai passata perché il vivo rimane dietro, ormai è praticamente una trattativa finita, dobbiamo solo capire quando ci sarà l'annuncio, potrebbe essere anche in questo momento in cui io vi sto registrando il video, quindi non ho sotto mano ovviamente il computer, non ho sotto mano internet, ho qua il cellulare con cui vi sto facendo il video, e quindi ad oggi in questo momento non posso vedere se ci sono novità proprio in questo momento qua, però anche se dovessi chiudere il video fra poco e guardare, potrebbe esserci la notizia e quindi voi magari mentre io parlo lo sapete già, però non credo che sia una grande differenza che sia oggi, fra un'ora, adesso o fra 3 giorni, non cambia niente. L'Inter si è assicurato un giocatore sicuramente molto molto forte, molto importante, giovane. Sulla fascia destra avevamo due alternative: Dumfries, che dovrebbe recuperare, speriamo, contro il Genoa, Cuadrado, che ha finito la stagione. Dumfries 27 anni, va benissimo. Cuadrado, un anno di contratto, 35 anni. Era chiaro che in quel ruolo lì si necessitava di
ringiovanire un pochino la carta d'identità, arriva un giocatore giovane di 24 anni, molto futuribile, quindi 27-24 sulla fascia destra, 26 di Marco, 25-25 e porca, Carlos Augusto 24, 26, orca, ragazzi, scusatemi, però siamo comunque giovani anche sulla fascia sinistra. E quindi stiamo parlando di due fasce destra e sinistra che vengono ringiovanite nell'immediato. Quindi bisogna fare innanzitutto i complimenti alla dirigenza perché ancora una volta si sono fatte trovare pronte, hanno preparato questo colpo da parecchio tempo, è arrivato con cifre comunque ragionevoli ed è sicuramente un giocatore che Ausilio ha corteggiato per tanti anni perché ha visto le potenzialità del giocatore e che arriva nel momento giusto. Arriva nel momento giusto, nel momento in cui serve di più, alla cifra giusta. È un giocatore che, come ripeto, sotto le mani di Inzaghi può veramente migliorare tantissimo. Quindi è il primo acquisto dell'Inter a gennaio. Buchanan, fascia destra, quindi a quel punto hai Darmian che può tornare a fare le rotazioni in difesa. In difesa sei stracoperto perché hai i tre titolari, passatemi i titolari perché ormai sono tutti titolari lì dietro, Pavard, Acerbi e Bastoni, con i tre vice, passatemi il termine vice perché sono titolari, Darmian, De Vrij e Bissek. Cioè dietro l'Inter è secondo me a un livello, con l'esplosione di Bissek e con l'arretramento di Darmian, è a un livello clamoroso. I tre dietro, i sei dietro sono a un livello clamoroso. A destra vai a migliorare con Buchanan, che ripeto è un giocatore che mi ricorda molto Cuadrado nelle movenze, nello scatto, nell'elasticità muscolare, nel doppio passo, nell'andare via l'uomo uno contro uno e deve migliorare sotto porta perché Cuadrado aveva dei numeri in carriera già dai tempi di Lecce e di Firenze, già dei numeri sotto porta leggermente migliori, anche in un campionato con quello della Serie A. Sicuramente già molto impegnativo. La parentesi al Chelsea non la considero neanche perché praticamente come se non fosse andato, mi pare che sia stato lì 3 mesi di panchina, vabbè. E quindi Buchanan, ragazzi, se questo è l'inizio del mercato, io posso anche fidarmi delle parole di Ausilio che dice non faremo niente, intanto una cosa l'abbiamo già fatta, una l'abbiamo già preparata per giugno che è Zielinski e probabilmente stiamo preparando qualcos'altro per giugno. Occhio alla punta, ragazzi. Occhio alla punta, occhio alla punta. Io leggo i vostri commenti. Iniziamo da quelli su Buchanan, dove voi mi avete descritto il giocatore sicuramente come un ottimo acquisto, ma volete la punta. Non siete mai contenti. Io capisco che avete ragione, nel senso che la punta serve, sono d'accordo con voi, però cominciamo a goderci un acquisto che ci serviva altrettanto e che è molto importante, perché ci serve la punta, ma ci serviva ancora di più il laterale destro. Con l'infortunio di Cuadrado ci mancava il laterale destro, quindi l'esigenza numero uno era il laterale destro, quindi prima della punta, dove comunque ne hai quattro. E quindi lì la società ha preso e ha sistemato, e non è che ha sistemato con un colpo a caso, ha sistemato con un giocatore molto forte e molto giovane, e quindi anche su cui puoi lavorare. Mi avete detto che vi ricorda Cancelo, ci può stare. Cancelo era un pochino più un regista tutto campo, nel senso che partiva dalla fascia destra, ma può fare tutto e lo può fare bene. Poi si è un po' perso ultimamente, ma era quel giocatore lì. Buchanan a me ricorda invece un pochino più Cuadrado. Vediamo poi in Italia che cosa farà. Attenzione alla punta, ragazzi. Io mi aspetto da qui a qualche giorno, sicuramente non nel 2023, ma nel 2024, di fare un video sulla punta che arriverà. Ausilio mi ha detto di no, Ausilio ha detto a tutti di no. Marotta non si è esposto da questo punto di vista. Ausilio ha detto che con le punte siamo a posto così, che ne abbiamo quattro, che sono forti, che c'è fiducia. Io su questo non ho dubbi, sono sicuro che le quattro punte che abbiamo sono forti e le due soprattutto titolari, e sono sicuro che la società ha fiducia, ovviamente nei primi due, ma anche in Arnautovic e Sanchez. Su questo sono stra d'accordo con loro e sono sicuro che dicono la verità. Sono meno convinto che dicano la verità sul fatto che a gennaio non arrivi nessuno. Io non so quale nome? È chiaro che la possibilità più grande è Taremi e quindi ha sulle antenne su di lui. L'Inter lo vuole comunque questo giocatore, cerca di prenderselo a giugno, è un'occasione golosa perché a giugno a costo zero è un giocatore che prende 1,5 milioni di euro l'anno, quindi è praticamente un acquisto con l'ingaggio bassissimo.
che comunque l'anno scorso ha fatto più di 30 gol, che adesso ha cominciato a risegnare dopo un inizio difficile, che ha 31 anni, quindi non è giovanissimo, non è neanche vecchio, che ha esperienza internazionale, che è un centravanti di quelli che ci manca. Quindi alla Dzeko, no? Quelli alti, fisicati, ma bravi coi piedi, sanno stare bene davanti alla porta, è più goleador Taremi di Dzeko, dell'ultimo Dzeko, perché il Dzeko che c'era al Wolfsburg o alla Roma, che ha vinto la classifica dei cannonieri, o al Manchester City, era un giocatore che faceva tantissimi gol. Nella seconda parte della carriera è diventato più un regista d'attacco e ha segnato un pochino meno. Però vabbè, per dire, dell'ultimo Dzeko, Taremi è uno che segna di più. Attenzione, perché se dovesse esserci la possibilità di capire che il Porto è disposto a cederlo a una cifra non enorme ma molto conveniente, attenzione a gennaio a Taremi. Attenzione, io ve lo dico, attenzione, poi magari non se ne fa nulla e arriva a giugno, ma attenzione a gennaio a Taremi. E attenzione, nel caso non fosse Taremi, a un'altra possibilità, ma ne parliamo nei video prossimi. Sicuramente torno su questo argomento perché Buchanan aspettiamo solo che ce lo annuncino, e quindi una volta chiuso il capitolo Buchanan ovviamente parliamo del calcio, di calcio giocato, della partita col Genoa, poi quella del Verona, ma siamo nel mese di gennaio, arriviamo al mese di gennaio, mese di mercato, attenzione anche in uscita ci può essere qualcosa, quindi rimaniamo anche concentrati sul discorso mercato e non solo sul discorso calcio giocato, che ovviamente è la priorità. Va bene ragazzi, Buchanan, grande colpo, complimenti alla dirigenza, complimenti a Marotta, Ausilio, a Baccina, Zanetti, complimenti davvero, aspetto solo di vederlo in campo, cercherò anche di prenderlo al fantacalcio, vediamo se ce la farò, con i crediti che mi sono rimasti, tagli vari eccetera eccetera, perché dovrò tagliare Quadrado che avevo preso perché ormai è stagione finita. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo comunque domani mattina in attesa delle novità ufficiali anche su Buchanan. Schiacciate la campanella se avete voglia di ricevere le notifiche per capire quando escono i video, per essere avvisati quando escono i miei video sul canale Filippo Tramontana TV. Da gennaio vi ricordo tante novità sia a livello televisivo che a livello YouTube, quindi rimanete collegati. Pollice in su se vi è piaciuto questo video, e immagino che vi sia piaciuto, perché quando si compra un giocatore forte e arriva siamo tutti contenti, immagino che il video possa essere piaciuto, almeno per la notizia bella che è stata data, anche se era nell'aria, ve l'avevo già un pochino anticipata nei video scorsi. E mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, vi aspetto numerosi, più siete più sono felice, più persone posso raggiungere, più persone posso parlare e leggere più commenti possibili. State con me ragazzi, state con noi, sempre Forza Inter, vi aspetto anche, poi vabbè, ve lo dirò nei giorni, tanto voglio dire oggi è solo il 26, quindi ora del 29 mancano 3 giorni, però il 29 ci sono per Genoa Inter, quindi mi raccomando, poi ci diamo appuntamento anche lì. Ci vediamo domani mattina ragazzi, sempre Forza Inter, e poi state lì a guardare se arrivano novità di mercato. Ciao ragazzi!